Dal 24 al 27 settembre Napoli ospita gli Study Days del Partito Popolare Europeo, tre giornate di incontri e tavole rotonde sulla ritrovata centralità del Mediterraneo e occasione per discutere su temi cruciali per l'Europa come la sicurezza, la cooperazione internazionale e lo sviluppo sostenibile. Sono orgoglioso che il Partito Popolare Europeo abbia scelto Napoli per i suoi Study Days, per la sua Summer University. Ci saranno dal 24 al 27 ben 140 europarlamentari, tre capi di Stato, 4 o 5 commissari europei, la Presidente del Parlamento europeo, 4 ministri italiani. Noi riteniamo che questa città che si trova l'anno prossimo a festeggiare i 2500 anni di storia possa in qualche maniera essere un punto di riferimento per la sua tradizione e per la cultura per tutta Europa. Presentato in sala giunta con il sindaco Gaetano Manfredi e il capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo Fulvio Martuscello, l'evento si apre mercoledì 25 a Palazzo Reale e prevede tra gli altri l'intervento della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. C'è una nuova centralità riacquisita da parte di Napoli che per la sua storia, la sua tradizione, la sua collocazione geografica è ritornata ad essere un punto di riferimento dei grandi eventi nazionali ed internazionali. E stiamo vivendo questi giorni del G7, della cultura, e la scelta di Napoli è molto importante, è il segnale che Napoli è anche il luogo del dibattito politico europeo.